Ieri 10 gennaio, presso la sede ASPAT di Napoli, si sono incontrati varie associazioni di categoria che tutelano l'assistenza sociosanitaria per le persone disabili e gli anziani. Si è discusso dell'istituzionalizzazione del coordinamento tra le associazioni e i centri che si occupano del sociosanitario, proprio per dare continuità allo sciopero che abbiamo fatto qualche settimana fa, prima di Natale, per la crisi del comparto sociosanitario. Proprio ieri il presidente Schiano della Quinta Commissione Sanità tentava di recuperare le firme che riguardano l'istituzione di un tavolo permanente in Regione Campania per discutere le problematiche delicate e inaffrontate del comparto sociosanitario. Ancora ieri non siamo riusciti a prendere tutte le firme, ma questa mattina alcuni rappresentanti del tavolo sono stati in regione proprio per recuperare le firme per l'istituzione del tavolo. Andremo avanti come un treno fino a quando non avremo l'istituzione del tavolo con la possibilità di discutere in modo istituzionalizzato di un settore delicato come questo. Ricordo che molte associazioni hanno dovuto presentare la richiesta di licenziamenti collettivi delle loro organizzazioni proprio perché l'istituto della compartecipazione non ha non governato bene i suoi territori, non ha dato la disponibilità economica a queste strutture per poter completare l'erogazione dell'assistenza. Quindi la crisi del comparto c'è. L'azione di lotta per questa emergenza c'è, continua, tutte le organizzazioni, le associazioni, i centri che erogano questo tipo di servizio, dalla residenza sanitaria assistita ai centri diurni, alla salute mentale, concordano nell'azione di lotta affinché ovviamente si stabiliscano dei principi e un governo reale sui territori dell'istituzione del comparto del sociosanitario.